che in relazione alle audizioni informali in videoconferenza che avranno ora inizio, è stata preventivamente acquisita l'autorizzazione della Presidenza del Senato alla trasmissione audiovisiva anche mediante il canale satellitare del Senato Web TV, ed è altresì pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Svolgiamo audizioni informali, ovviamente, sul documento 27 numero 18. Credo siano le ultime della serie delle audizioni richieste. Si tratta, come sapete, della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rispetto al programma, non abbiamo disponibilità della professoressa Giovanna De Minico, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, bloccata da una indisposizione, e ci ha garantito che ci invierà un contributo comunque, e ovviamente porgiamo alla professoressa i nostri saluti e i migliori auguri di pronta guarigione. Do la parola al dottor Raffaele Barbero, fondatore e direttore responsabile di K4Biz, quotidiano online sull'economia digitale e la cultura del futuro. Prego, dottor Barberio. Non la sentiamo, probabilmente ha l'audio staccato. Adesso mi sentite? Molto bene. Bene, Prego. grazie Presidente. Il mio cognome è Barberio, per Sì, l'esattezza. mi sono corretto mentre lei forse non mi sentiva. Ah, Barberio, grazie. allora, Presidente, se lei mi permette, in questi pochi minuti vorrei iniziare facendo alcune precisazioni. Noi purtroppo nel nostro paese abbiamo avuto per lunghi anni un modo di pensare non appropriato, considerando che la digitalizzazione del paese dipendesse dal livello di tecnologie adottate. E questo purtroppo è stato un problema, diciamo, di carattere culturale, filosofico, ma anche metodologico e politico innanzitutto. In passato, forse alcuni di voi lo ricorderanno, la pubblica amministrazione è stata al centro di considerazioni su acquisti ingiustificati enormi che hanno avuto anche conseguenze di ordine giudiziario. Quindi diciamo che c'è un grande equivoco sul modo con cui guardare alla tecnologia e al modo in cui la tecnologia si innesta nella PA. Quindi diciamo che la digitalizzazione non è tecnologia, la tecnologia serve, è un mezzo, ma non è un fine. Bene, detto questo, purtroppo, come dire, io vorrei riportare alcuni dati che ci indicano il perimetro dell'oggetto di cui parliamo, perché quando l'attenzione si sposta su ingenti somme di denaro pubblico, noi abbiamo una straordinaria opportunità come sistema paese di poter accedere a risorse che forse ci consentirebbero di adottare definitivamente una strada di digitalizzazione della nostra PA. L'Italia, diciamo, della mancata digitalizzazione ha dei numeri precisi. Noi abbiamo 55.000 uffici di pubblica amministrazione in Italia, che gestiscono 800 miliardi con 3,5 milioni di pubblici dipendenti e 150 miliardi all'anno di stipendi. Il livello di servizi che tutto questo apparato dà è un livello scarso, è un livello che non è in linea con le medie qualitative dell'Unione Europea, e basta andare una sola volta in un ufficio italiano della PA per rendersi conto che come dire, assicurato alcun livello di qualità di servizio. Allora, cosa fare? Innanzitutto i soggetti. Noi abbiamo il Parlamento che legifera su questioni che riguardano la digitalizzazione della PA. Il Parlamento è un organo importantissimo in un regime democratico come il nostro, ma noi siamo uno dei pochi paesi europei in cui qualunque norma che riguardi la digitalizzazione della PA, come anche altre cose che riguardano implicazioni, diciamo, di uso di tecnologie digitali, è sempre privo di un'analisi d'impatto. Ovvero, quando si prende qualcosa e la si traghetta in un mondo digitale, dovrebbe essere fatta un'analisi d'impatto per capire quanto questa digitalizzazione comporta sul vecchio ceppo delle attività e delle procedure. E naturalmente il Parlamento, io mi auguro che il Parlamento
adotti questo nuovo costume, e l'occasione odierna è proprio, come dire, un'occasione che indica come è necessario in qualche modo confrontarsi su questi temi. Il governo. Il nostro è un paese che non ha mai avuto un documento organico che preveda un piano di digitalizzazione del paese. È una cosa grave perché qualunque paese europeo ha sempre dato luogo a digitalizzazioni. In alcuni paesi i processi non sono avanzati, ma sono arrivati anche a compimento pieno. E noi non abbiamo un documento del governo che indichi un processo generale di digitalizzazione. Abbiamo un'agenzia, Agid, controllata da Palazzo Chigi. Voglio farvi il caso specifico perché nel caso delle adozioni delle ingenti somme del piano del PNRR è necessario fare questa valutazione. Agid ha lanciato ed è una delle poche iniziative che il governo ha fatto in chiave di politica nazionale di cloud. Ha lanciato una campagna sul cloud first. E Agid, che è agenzia governativa, cosa ha fatto? Ha invitato le pubbliche amministrazioni a spostare i dati sul cloud. Il processo non è solo tecnologico, è un processo politico ingente. Stiamo parlando dei dati di 60 milioni di cittadini italiani a regime. Questo non vuol dire che tutti questi dati vengono posti. Alcune amministrazioni hanno risposto positivamente. Bene, dove hanno posto questi dati? Bene, l'Agid prevedeva la costituzione di due binari. Un primo binario erano i poli strategici nazionali. I poli strategici nazionali erano strutture di soggetti pubblici, capaci cioè di offrire servizi cloud alle pubbliche amministrazioni. In Italia l'unico polo strategico nazionale, PSN, è per definizione di norma la SOGEI, che ha una norma apposita che riconosce questo status. Naturalmente ci possono essere tanti altri soggetti rientranti nella categoria dei poli strategici nazionali. Pensiamo all'INPS, all'INAIL, ma innanzitutto a una decina di in-house di informatica regionale, quindi strutture aziendali pubbliche controllate dalle regioni che offrono servizi di informatica ai territori di riferimento, quindi le regioni, le province, i comuni, le ASL del proprio territorio. Molte di queste aziende in-house sono aziende molto ben dotate, con adeguate competenze e hanno tanto personale e tanta dotazione. Bene, Agid, agenzia governativa, a cavallo tra il primo piano triennale 2017-2019 e il secondo piano triennale 2019-2021, cancella i poli strategici nazionali. E nel cancellare i poli strategici nazionali dice che l'unica strada possibile è quella dei cosiddetti CSP, i Cloud Service Provider, ovvero aziende private che, guarda caso, nella maggior parte delle circostanze sono rappresentate da multinazionali della Silicon Valley. Perché il dato è rilevante? Perché lo dico con un certo piglio polemico? Perché i dati della pubblica amministrazione italiana devono essere tutelati in altro modo, come avviene in tutti gli altri paesi europei. E voglio essere ancora più specifico. L'aver pensato ai poli strategici nazionali era una buona cosa. L'averli cancellati e aver posto l'unica condizione possibile, quella dell'adesione della politica cloud first attraverso una consegna di dati a precise società, implica che i dati italiani sono in mano a società estere. Certo che abbiamo il GDPR, che è la norma europea che consente la libera circolazione dei dati, ma non è questo il punto. Nel febbraio 2018 il Congresso americano ha approvato una norma, il Cloud Act, febbraio 2018, che permette alle amministrazioni americane di poter accedere e far copia di quanto viene conservato presso le società americane che gestiscono cloud, sia sul territorio americano che sul territorio estero. Il che vuol dire che in barba al GDPR, qualunque dato di una pubblica amministrazione italiana, se custodita presso una società americana,
può essere esposta alla sottrazione senza che nessuno sappia alcunché, perché queste operazioni vengono fatte in chiave di interesse nazionale e di sicurezza nazionale, e avendo questo genere di classificazione non possono lasciare tracce. Naturalmente questa condizione del Cloud Act americano ha determinato delle ripercussioni in Europa. La Francia, appena 3 mesi dopo, nel maggio 2018, ha immediatamente modificato la propria politica sul cloud. La Germania ha fatto altrettanto, anzi Francia e Germania assieme hanno dato luogo a un asse operativo che si chiama Gaia X, che è un'iniziativa per offrire cloud europeo. L'Italia è estranea a questa operazione, se non come partecipante di coda, ma ancor più grave è il fatto che quella circostanza dettata dalla politica cloud first dell'AGID, agenzia, ripeto, controllata da Palazzo Chigi, non ha avuto alcuna gemmazione in direzioni, diciamo, di correzione. E quindi noi siamo oggi con un regime che è esattamente quello che io ho descritto poco fa. Vorrei andare avanti, se il tempo me lo permette, per fare alcune osservazioni, ulteriori osservazioni. E quindi cosa fare? Cosa fare? Come innestare, diciamo, delle esigenze di pubblica amministrazione in un'occasione così straordinaria della disponibilità di soldi che devono essere spesi, e devono essere spesi bene, lasciando dei segni tangibili del loro investimento? E innanzitutto noi abbiamo un problema anche di formazione. Noi abbiamo 3.500.000 dipendenti pubblici che necessitano di formazione e non sono adeguatamente formati. Certo che sono formati alle procedure dell'amministrazione analogica nella quale sono nati, ma non sono formati per una amministrazione digitale, che è quella verso la quale dobbiamo andare. E allora nel capitolo del cosa fare, io facevo riferimento prima alla mancanza di qualunque documento organico da parte di uno dei tanti governi degli ultimi decenni. Vorrei qui citare un caso emblematico. L'unico atto, come dire, olistico, onnicomprensivo, è un atto di 40 anni fa. È il rapporto Giannini di 40 anni fa, che in appena 32 anni, in appena 32 pagine, indicava e tracciava i capisaldi di un piano completo di digitalizzazione, un classico esempio di semplificazione. 32 sole pagine che sono rimaste pressoché inascoltate e pressoché inutilizzate dai governi successivi. 3 cose, e qui io vorrei sottolineare la necessità, diciamo, di concentrare l'attenzione su come spendere queste ingenti risorse. Innanzitutto semplificare. Semplificare vuol dire reingegnerizzare. Vuol dire, faccio un esempio banale, ma me lo perdonerete, se in un comune italiano occorrono 20 passaggi per richiedere una licenza edilizia, ecco, semplificare vuol dire che quei 20 passaggi diventano 3. E solo in quel caso, dopo aver ridotto i passaggi a 3... Dottor Barberio, devo invitarla a... Sì, ad arrivare alle conclusioni, certo, grazie. Soltanto dopo aver ridotto a 3 si digitalizza. E quindi è un'operazione di semplificazione che deve essere necessariamente fatta. Allora, partire dall'alto o dal basso? Mi pare che dall'alto abbiamo avuto prove tangibili che non è possibile. Non abbiamo avuto nessun elemento che ci consenta di dire che l'Italia è in un processo di digitalizzazione ed ha un percorso con un obiettivo finale. Quindi l'unica possibilità è partire dal basso. Abbiamo risorse? Io inviterei a considerare la possibilità che si adottino degli schemi pilota, si scelgano dei comuni in campione rappresentativo presso determinate regioni, comuni grandi, piccoli e medi, montani, costieri, con diverse economie, che abbiano una demografia differente ma rappresentativa. Si metta nello schema pilota 1 o 2 regioni, 5 o 6 province, alcune ASL, e si incominci a fare l'operazione lì. Semplificazione delle procedure, digitalizzazione delle procedure e cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Senza questi capisaldi noi rischieremo di investire ingenti somme pubbliche